Benvenuti su Bella Italia Cooking. Oggi Valeria vi mostrerà come preparare un delizioso pan di Spagna fatto in casa. Mettete 300 g di zucchero nel contenitore di una planetaria. Aggiungete la scorza di un limone. Aggiungete 8 uova. Montate il tutto per almeno 20 minuti fino a quando il composto non risulterà compatto, liscio e spumoso. In un contenitore mescolate 200 g di farina e 100 g di fecola di patate. Setacciate le farine a piccole dosi nel composto di uova e zucchero e incorporate con l'aiuto di una spatola, facendo attenzione a non smontare il composto. Per non smontare il composto eseguite un movimento costante dal basso verso l'alto come mostrato nel video. Versate il composto ottenuto dividendolo in due teglia. Se utilizzate una sola tortiera del diametro di circa 26 cm, dimezzate le dosi. Noi abbiamo utilizzato due teglie quadrate, una 20x20 cm e l'altra 16x16 cm. Mettete in forno per 40 minuti a 170 gradi. Una volta trascorso questo tempo, lasciate il pan di Spagna in forno a fuoco spento per altri 10 minuti prima di sfornare. Lasciate raffreddare completamente il pan di Spagna prima di decorarlo. Il pan di Spagna non è solo perfetto da gustare da solo, ma può essere la base per innumerevoli dolci e dessert creativi. Iscrivetevi al canale per scoprire altre deliziose ricette con il pan di Spagna.